Se vuoi far sembrare il tuo girovita più stretto, devi sapere che allenare il dorso è di fondamentale importanza. E oggi vediamo un super allenamento che ho fatto in America. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi porto l'ultimo video degli allenamenti che avevamo fatto durante il nostro periodo di formazione in America con dei coach molto molto conosciuti e veramente eccezionali. Oggi vediamo un super allenamento dorso che ho fatto con Silvio Samuel, che lui è ex atleta e coach, ha gareggiato anni fa al Mister Olympia e adesso appunto si dedica alla sua carriera da coach. Come vi dico sempre, allenare il dorso è una cosa molto molto importante, oltre a un aspetto diciamo estetico, ok, che ci fa comunque sembrare il girovita molto più stretto perché logicamente si va a creare quell'effetto a V, è anche molto importante per una questione posturale perché comunque ci permette di avere una postura migliore. Come primo esercizio siamo partiti con delle trazioni guidate, abbiamo fatto appunto una super serie tra trazioni a presa larga classica e trazioni a presa stretta inversa. Come vedete, durante specialmente la seconda parte dell'esercizio, quindi con le trazioni a presa inversa, non mi fa fare proprio un movimento super super completo, anche perché essendo il primo esercizio dovevamo più che altro riscaldare la zona. Under, right? Then 10 of the under, then you bring it. You come in full, bring this way. And you bring it up. Set, 10, right? Come secondo esercizio siamo andati a fare una lat machine con la barra dritta, prima con una presa inversa ma non stretta, diciamo più o meno larghezza delle spalle come vedete, sempre in super serie con lo stesso attrezzo, una lat machine però a presa larga e presa classica, quindi prona. Da questo esercizio in poi lui inizierà a focalizzarsi molto sull'allungamento e l'accorciamento dell'esercizio, quindi come vedete mi consiglia appunto di allungare al massimo le braccia appunto verso l'alto e poi chiudere il movimento con il muscolo ben contratto. Very, very good. Very intensity. Yes. Get to the middle. Get to the middle. You feel it. When your elbows, you see, when you pulling doing back, so don't hold in the elbows this way, or if you pull in the hold it this way. So what you need to do is always let it stretch elbow. Straight elbow. So straight elbow, then pull the back. Then give you a smaller waist. So if you hold the weight with tension, it's not going to allow the back to open up. So when you pull, let it go, pull, let it go. So that gives you bigger back, smaller waist from the training. Andando avanti siamo rientrati nella parte interna della Gold Gym di Venice Beach e abbiamo iniziato a fare il pulley. Esercizio classico, ma dipende come viene diciamo svolto, diventa anche molto faticoso. Oltretutto qua come vedete il macchinario che abbiamo usato non ha un cavo classico fine come quelli che si trovano solitamente nelle palestre, ma ha un cavo molto più largo e questo ovviamente aumenta ancora di più l'intensità dell'esercizio perché fa molta più resistenza. Come vedete anche qua lui si è concentrato moltissimo sull'allungamento, sulla fase di allungamento dell'esercizio. Infatti mi ha anche
fatto aggiungere dei pesi, appunto dei dischi da mettere sotto ai piedi in modo che potessi allungarmi ancora di più durante il movimento. Cosa molto importante è quando si, diciamo, ritorna verso l'ombelico con il cavo, è di non buttarsi totalmente indietro ma rimanere comunque con la schiena dritta. Come vedete, già iniziavo a avere il dorso veramente veramente rosso per via del pump esagerato che avevo in quel momento. Oltretutto, riguardando questi video, ve lo dico sempre, ve l'ho già detto anche negli altri video che vi ho portato a distanza di tempo, si tratta appunto di video che noi abbiamo girato circa un anno e mezzo fa, quasi due, e noto con piacere la differenza abissale che c'è tra il fisico che avevo in quel periodo e il fisico che ho adesso, che è totalmente diverso. Poi siamo passati a un esercizio che io amo particolarmente e che svolgo tuttora perché mi piace veramente molto, mi piace come viene coinvolto il muscolo, mi piace a livello di esecuzione, che è appunto la lat machine sempre, ma questa volta con la corda e dietro la nuca. Come vedete anche qua c'è un'attivazione del dorso che è veramente eccezionale e io anche tuttora faccio molto spesso questo esercizio anche in altre varianti, per esempio mettendomi in ginocchio e facendolo direttamente al classico cavo alto, e mi piace veramente molto a livello di attivazione. Mi muovevo. Ho messo un peso che è una cazzata, sembra pesi 60 kg, 65 libbre su 30 kg. Siamo poi passati in un'altra zona della Gold Gym di Venice Beach, ovvero un'altra zona ancora esterna, dove siamo andati a fare altri esercizi con i macchinari, appunto, di rowing. Come primo esercizio, appunto, abbiamo un low row e, come vedete, non ci siamo risparmiati per niente per arrivare a cedimento muscolare, che è di estrema importanza se volete veramente migliorare il vostro fisico, perché ricordiamoci che un esercizio, una scheda può essere efficace, ma se non svolta al 100% delle vostre possibilità, diventa un po' un esercizio o una scheda, tra virgolette, sprecata. Considerazioni generali, gli americani sono cattivi. Speriamo che la maglietta della Gold Gym mi stia dando un po' di forza, perché ce ne vuole. Non so quanto manca alla fine dell'allenamento e sono preoccupata. Altro low row, macchinario leggermente diverso, l'attivazione diciamo che è più o meno negli stessi punti, ma cambia leggermente l'angolazione. Qui invece siamo andati a fare un altro superset tra una presa, diciamo, classica, larga, prona e una presa a martello. E questo è stato l'ultimo esercizio che abbiamo svolto dei circa 6 esercizi, diciamo, non contando il fatto che abbiamo fatto delle super serie che abbiamo fatto quel giorno. Domani non credo che mi muoverò molto dal letto. E la cosa bella è che siamo talmente masochisti che abbiamo anche preso adesso l'appuntamento con un altro coach per allenarci il giorno successivo, ovvero domani, ma non so come ci arriverò.
Oltretutto è stato veramente, veramente molto gentile, perché una volta terminato l'allenamento ci ha portato alla reception dove teneva delle sue foto di quando appunto gareggiava al Mister Olympia. Ce le ha autografate, ci ha raccontato un po' di lui, della sua esperienza. È stato veramente, veramente molto interessante. Un grande atleta, un grande coach, un grande uomo, e sono veramente molto, molto felice di essermi allenata con lui, anche perché magari da questo video, ecco, non si vedrà molto, perché comunque l'allenamento è durato più di un'ora e quindi non potevamo ovviamente riprendere ogni singola parte, ma ci siamo fermati molto molto a parlare. Mi ha insegnato veramente molte cose che ovviamente sono state e sono tuttora super utili in quello che è comunque il mio percorso da coach e il mio approccio durante, diciamo, la scrittura degli allenamenti per le ragazze che seguo, e ovviamente hanno quindi contribuito ad arricchire quella che è la mia esperienza e quelle che sono le mie conoscenze e che tuttora posso applicare nel mio lavoro. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Se ne volete altri di questo genere, lasciatelo scritto qua sotto nei commenti e ci vediamo nel prossimo video.